quindi, dottor Fusconi, l'impatto psicologico del suo lavoro quanto è rilevante? Ma direi che forse è la parte più importante. Il sorriso è la parte di noi che percepiamo fin da subito quando incontriamo qualcuno, quando parliamo con le persone, quando ci muoviamo in mezzo agli altri. Quello che il nostro occhio percepisce della persona che abbiamo davanti è proprio il sorriso, principalmente. Quindi, persone a cui mancano i denti o comunque che non sono contente del loro sorriso, che hanno protesi mobili, quando percepiscono di potersi ritrovare con un sorriso nuovo, che possono vedere prima dell'intervento, quindi senza sorprese, e in un'unica seduta, hanno un miglioramento del loro approccio alla vita di relazione immediato e importantissimo. Parlando sempre dell'impatto psicologico, qual è l'impatto psicologico del presentare a un paziente come unica alternativa la dentiera? E quando succede questo? Questo è il classico caso della cosiddetta dentatura terminale, cioè pazienti che arrivano con ancora i loro denti, ma in una condizione tale da dover andare incontro ad una bonifica, cioè all'estrazione di tutti i loro denti. Questo è un passaggio devastante per il paziente, perché si può rischia di trovarsi da una dentatura, per quanto precaria, ma sua, ad una protesi mobile totale. Io faccio sempre l'esempio a pazienti che mi chiedono ma come la dentiera, mi mette la dentiera, e gli dico guarda lei a 50 anni, quando esce da questa porta con una dentiera se ne sente 70, per far capire quanto sia importante l'impatto psicologico del passaggio dei denti propri alla dentiera. E qui gioca un ruolo veramente importantissimo la consapevolezza di poter avere, con il carico immediato, denti fissi in un'unica seduta senza il passaggio di una dentiera che potrebbe essere molto mal tollerata dal paziente.